come è risaputo, il comune di Berceto, già dal 2009, è uno dei pochi comuni, se non l'unico, a fare il bilancio di previsione entro il dicembre dell'anno precedente. Quindi, ad esempio, il bilancio di previsione del 2019 lo abbiamo approvato il 15 dicembre del 2018. Siamo molto interessati a fare questa operazione perché vogliamo dimostrare, dare l'esempio che l'amministrazione pubblica si riesce ad amministrare e avere anche dei risparmi nel momento in cui si approvano tutte le cose secondo le norme, secondo la logica e secondo la razionalità. Avere dei bilanci di previsione, come è successo in passato per alcuni comuni che le hanno approvati nel novembre, quindi un bilancio di previsione, ad esempio del 2019, approvato nel novembre del 2019, prevedeva un mese, sono cose abbastanza ridicole. Noi vogliamo cercare che anche la provincia, la regione, lo Stato, l'Unione Europea utilizzino bene i loro fondi, per cui iniziamo a rispettare, a voler rispettare delle leggi e anche una certa razionalità. Avendo approvato il bilancio il 15 di dicembre del 2018, non sapevamo dell'arrivo di diversi finanziamenti, di bandi, di richieste avanzate e anche della possibilità di un avanzo di bilancio che ci siamo ritrovati sull'esercizio 2018 nel momento in cui abbiamo fatto il consuntivo, perché abbiamo approvato anche il consuntivo. Tutto questo ha richiesto l'8 di aprile un bilancio con importanti variazioni di bilancio, cioè di entrate che non erano previste e che abbiamo giustamente, correttamente inseriti nel bilancio per poterli spendere. Penso ad esempio a 200.000 euro per l'efficientamento energetico delle scuole, quindi faremo il cappotto, cambieremo i serramenti e quindi risparmieremo, faremo meno emissioni in atmosfera e cercheremo di rispettare il patto dei sindaci al quale abbiamo aderito molto volentieri, visto le questioni climatiche. È arrivata ufficialmente a fine marzo la delibera della Giunta regionale che ci affida il finanziamento per costruire la grande bella piscina che inizieranno, se siamo bravi, a fare tutte le pratiche burocratiche il primo di settembre e ultimeremo i lavori, speriamo, entro 30 maggio, 30 giugno del 2020, perché oltre alla piscina c'è la palestra, ci sono anche tutte altre opere, un lavoro di circa 600.000 euro. Poi sono arrivati dei finanziamenti per dei disastri che avevamo chiesto e quindi si è aspettato, la Regione ha aspettato che arrivassero dei soldi dai ministeri e quindi noi abbiamo diverse iniziative, compreso mettere in sicurezza il ponte sul Manubiole a Ghiare di Berceto sulla strada comunale, quella che da Ghiare porta al campo sportivo e porta anche al frantoio di Grenti, un ponte che prima era stato costruito per una strada nazionale, oggi è una semplice strada comunale. Garantire la sicurezza di quel ponte non è facile, però abbiamo ottenuto 340.000 euro di finanziamenti. Abbiamo ottenuto dei finanziamenti sulla strada del Manubiola, 120 più 30.000 euro e quindi anche questo, pur essendo molto lungo la pratica burocratica perché c'è zona SIC, lo svincolo idrogeologico, la sovrintendenza, il piano archeologico, obiettivamente per realizzare delle cose correttamente ci vogliono tantissime autorizzazioni. Abbiamo indetto online la conferenza dei servizi sperando che di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per poter partire dei lavori e non infastidire il turismo che va a Corchia, che va alla pizzeria di Corchia in pieno agosto, ma di riuscire a fare qualcosa prima, perché subito dopo potrebbe poi in settembre, ottobre, novembre esserci delle stagioni piovose e non riuscire a ultimare
questi lavori. Abbiamo ottenuto anche i soldi per la passerella, che finalmente un bene che era crollato nel 2014, la passerella per Fioritola, e quindi dobbiamo progettare e poi appaltare anche questo lavoro. Abbiamo ottenuto qualche altro piccolo lavoro da 30.000 euro sulle strade, sulla strada del Contone, sui vighini, su diversi posti dove interveniamo per mitigare il dissesto. E quindi poi recentemente abbiamo ottenuto 437.000 euro per il centro sportivo Chico Mendes. Ci fa particolarmente piacere perché è un bando che nessuno voleva fare, abbiamo partecipato e ottenuto il finanziamento solo 4 comuni in tutta l'Emilia Romagna. Mi ricordo che il 12 di dicembre abbiamo mandato un impiegato a consegnare il CD del progetto direttamente a Roma, mentre tutta la parte burocratica doveva andare via PEC, il resto sarebbe dovuto andare via per posto, consegnato direttamente, e noi abbiamo voluto consegnarlo direttamente. Abbiamo anche inserito un contributo come comune per raggiungere i punteggi necessari, altrimenti non saremmo arrivati ad avere 437.000 euro. E anche questa qua, con i soldi che ci deve aggiungere il comune, che al momento non saprei dove prendere, è un buon aiuto. Poi sono arrivati e abbiamo già speso 50.000 euro dal Ministero degli Interni per mettere in sicurezza ad esempio la strada di Pagazzano, che c'erano dei tomboni diventati pericolosi, quindi abbiamo messo certe protezioni, come abbiamo rifatto gran parte dei guardrail e sistemato tutti i ponti sulla strada di Bargotto, che oggi è una strada sicura. Chiaramente ci vorrebbero i soldi per riasfaltarla, ma questo è più difficile. Adesso con grande piacere abbiamo ottenuto 50.000 euro dal ministro Di Maio, che mi permettono di intervenire finalmente a sostituire un ascensore che era stato montato nel 1992 nella scuola di Ghiare, che non ha mai funzionato un giorno, che è stato pagato regolarmente e che, quando ne sono venuto a conoscenza io dopo il 2010, ovviamente tutte le garanzie erano già scadute, quindi non abbiamo mai trovato i soldi per sostituirlo. E bisogna anche tenere presente che le scuole di Ghiare sono anche seggio elettorale e quindi vanno a votare anche delle persone che sono portatori di handicap, e c'è sempre di fare delle bruttissime figure di inciviltà. Quindi adesso monteremo anche l'ascensore nella scuola di Ghiare. Riusciamo a fare una rampa sempre per gli handicappati, che possono raggiungere la sede dell'Avis di Berceto, perché faremo una rampa esterna percorribile con le carrozzelle, e che quindi anche la sezione dell'Avis di Berceto avrà tutte le infrastrutture necessarie per continuare a essere accreditata presso l'Avis a livello provinciale e regionale, quindi continuare a avere i donatori di Berceto e non essere chiusa, e trasferire i nostri donatori, che poi avrebbero molta fatica ad andarci, a Parma. Quindi si entrerebbe nella sofferenza, nella carenza di sangue. Abbiamo qualche finanziamento per sistemare il parco Tatanka Yotaka e anche i giochi dei bambini, che sono molto utilizzati. Speriamo nei prossimi giorni di iniziare i lavori, anche se sono noiosi, perché trovare le ditte specializzate a fare queste cose, che rilascino le certificazioni necessarie sui giochi dei bambini, non è semplice. Ne approfittiamo anche per sistemare tutti i quadroni, che sono ormai 10 anni che durano senza essere stati più fatto manutenzione, e cerchiamo quindi di avere un giardino accogliente, anche se poi avremo altre idee. Cercheremo di togliere, di migliorare quella scala fatta in traversine delle ferrovie, che non sono belle, tutto sommato oggi sono anche pericolose, da Viale Monsignor Lucchi, in pratica dal Forno sino alla Croce Rossa. Sistemeremo un po' tutte queste zone. Sta arrivando al termine i grandi lavori fatti all'interno del castello, con la risistemazione dell'arco che era crollato, con una fontana bellissima che intitoliamo a San Giacomo. È tanto vero che abbiamo messo la conchiglia, che è il simbolo del percorso di Santiago de Compostela. Non è che vogliamo, svendere la via Francigena a Santiago de Compostela. Crediamo che due grandi percorsi religiosi, spirituali,
che ci sono in Europa possono collaborare. Noi collaboriamo volentieri, anche perché San Giacomo viene onorato nel comune di Bercete, precisamente nella parrocchia di Casa Selvatica. Quindi stiamo cercando di fare veramente tante cose che non erano previste nel bilancio di previsione, perché allora non c'erano ancora i finanziamenti. Se arrivassero del resto tutti i finanziamenti richiesti, perché noi partecipiamo sempre ai bandi o cerchiamo di partecipare sempre, anche se è un lavoro difficile e laborioso, ma è l'unico modo per portare dei finanziamenti nel comune di Berceto, che altrimenti con il proprio bilancio, come dico sempre, pagato il personale, pagato i mutui, pagato l'illuminazione elettrica, non si riuscirebbe a chiudere neppure una buca. Quindi i finanziamenti pubblici sono essenziali, però ci vuole conoscenza e conoscenze, e ci vuole la capacità di presentare bene i progetti. Proprio adesso mi arrivava dalla Fondazione Cari Parma anche dei finanziamenti che sono esigui, ma che mi fanno molto piacere. Uno, ci permetteranno di inserirci nel grande progetto dei musei della città di Parma con la nostra antropologa Molinari Maria, e quindi cercheremo di riempirlo di notizie, di leggende, di fatti, di fotografie, di volti del comune di Berceto. L'altro è legato alla piccola imprenditoria femminile, che nel comune di Berceto vorrei esaltare, portare a esempio, perché molte volte viene sottaciuta. Invece le donne nel comune di Berceto, nel territorio comunale di Berceto, in ogni lavoro hanno dimostrato di essere eccellenti, e vorrei parlarne e portarle a esempio. Abbiamo ottenuto anche dei finanziamenti per ricordare e legarci maggiormente ai nostri migranti negli Stati Uniti. Sempre Maria Molinari, proprio perché è antropologa, andrà negli Stati Uniti e cercherà di raccogliere più informazioni possibili, avere tutte quelle notizie che, se le perdiamo, è l'ultima occasione, se le perdiamo nessuno più le conoscerebbe, perché il mondo giustamente va avanti, se non lasci delle testimonianze nessuno poi avrebbe la possibilità di conoscere. Il nostro slogan, che è uno slogan di successo e anche molto usato e abusato, è che il futuro è un passato.